Atene è una capitale caotica, frenetica e fortemente multietnica, tanto da farti venire spesso il dubbio se siamo ancora in Europa. L'impatto con la capitale greca disorienta. Carichi di ricordi scolastici, ci si aspetta una città dal volto antico, ricca in ogni strada e in ogni angolo di testimonianze di una storia gloriosa, una città a misura di turista con grandi spazi in cui passeggiare piacevolmente. Ci si trova invece al cospetto di una metropoli novecentesca, caotica e cosmopolita al massimo, il cui tessuto urbanistico non è certo di gran qualità. Un immenso agglomerato di case e palazzi anonimi che denota subito i segni di una crescita tumultuosa che stringe d'assedio la minuscola collina dell'Acropoli. Pur trattandosi di una metropoli, non servono molti giorni per farci un'idea abbastanza chiara di questa città. Ritengo che due siano già sufficienti. Impiegandoli nella visita dell'Acropoli, con i quartieri sottostanti di Anafiotica e La Placa, curiosando nel quartiere di Monastirachi e passeggiando in centro tra negozi alla moda. Non può comunque mancare una visita al famoso e caratteristico mercato di Atene, così come uno sguardo al cambio della guardia ed una panoramica della città dalla collina dell'Icavittos. Risalendo lentamente alla collina dell'Acropoli, tra resti archeologici, scavi e ritrovamenti vari, ci imbattiamo subito nei resti dell'antichissimo teatro di Dionisio, culla della tragedia greca, a poca distanza da quest'altro stupendo teatro, l'Odeon di Erode Attico, ancora oggi usato per rappresentazioni teatrali. Man mano che ci avviciniamo alla porta d'ingresso dell'Acropoli, la concentrazione di turisti aumenta, tanto che l'attraversamento dei propilei diventa alquanto difficoltoso. Ma una volta sopra la collina, è impossibile non apprezzare queste opere architettoniche anche in totale assenza di nozioni storiche e archeologiche. Considerata la culla della Grecia classica, sull'Acropoli gli artisti eressero in epoche diverse un complesso di edifici senza uguali al mondo. Solenne e maestoso, nel punto centrale dell'Acropoli, il più conosciuto tra i capolavori dell'architettura greca è sicuramente il Partenone, costruito da Pericle per custodire il tesoro sacro della città. Un altro edificio stupendo, piccolo ma elegante tempio, è l'Eretteo, la cui costruzione, iniziata nel 421 a.C., fu portata a termine nel 406. Dedicato, oltre che ad Atene e a Poseidon, anche agli eroi ateniesi, rappresenta uno dei più alti capolavori dello stile ionico. Usciamo dall'Acropoli abbandonando la tradizionale via d'uscita e fiancheggiando il lato settentrionale di questa storica collina ci ritroviamo in un singolare e pittoresco quartiere. Anafiotica, il nome del quartiere che stiamo attraversando in questo momento, è definita un'isola delle Cicladi nel cuore di Atene senza il mare. Nel XIX secolo, Re Ottone, per restaurare il palazzo reale, chiamò abili ed esperti artigiani dall'isola di Anafi, i quali, rendendosi subito conto che i lavori si sarebbero protratti negli anni, cominciarono in questo sobborgo a costruire alcune abitazioni sullo stesso stile di quelle presenti nella loro isola di Anafi, con vicoli stretti, cassette bianche con porte e finestre blu e addobbate con fiori bougainville, chiamandola appunto Anafiotica. È impossibile rinunciare ad una passeggiata nella Placa, uno dei quartieri più antichi e caratteristici di Atene. Nel suo dedalo di strette vie si concentrano le tradizionali taverne, i ristoranti in cui si cena al suono delle musiche popolari, animati caffè ed innumerevoli negozietti di souvenir. Mentre ci spostiamo verso un altro imperdibile quartiere, quello di Monastirachi, inaspettatamente ci imbattiamo nella cattedrale greco-ortodossa di Atene, detta Chiesa dell'Annunciazione, costruita nell'arco di 20 anni per adempiere appunto al compito di cattedrale al posto della piccola adiacente Panagia Gorgheopikos e consacrata solennemente nel 1862.
L'interno, in stile vagamente bizantino moderno, è costituito da tre navate con soprastanti matronei. Sotto una delle arcate che dividono la navata centrale da quella laterale destra, viene conservato il sarcofago del patriarca Gregorio V, ucciso dai turchi nel 1821 e considerato dalla Chiesa ortodossa un santo. Prati Monastirachi è il cuore dell'antico quartiere turco. Ancora oggi conserva qualche angolo veramente fascinoso. Ai piedi dell'Acropoli, confinante con il sobborgo della Placa, è un quartiere molto caratteristico, molto animato e frequentato a tutte le ore. Purtroppo anche dai borseggiatori, ai quali bisogna sempre stare molto attenti. Particolarmente caratteristica è la parte ovest della piazza, con strette vie pedonali lungo le quali si aprono piccoli negozi sommersi di souvenir e merci di vario genere. La piazza più famosa, dove si concentrano banchi e alberghi di lusso, dove si vive la vita politica della capitale con le sue più importanti manifestazioni e dove il traffico si fa più caotico, è la Platea Syntagmatos o Piazza Sintagma, il vero cuore della città. Di fronte alla piazza, sul lato opposto del grande viale Leoforos Vasilis Amalias, si trova il Palazzo del Parlamento con la tomba al milite ignoto, dove tutti i giorni, alle ore dispari, si effettua il cambio della guardia che solo la domenica, alle 10.45, avviene nella forma classica ufficiale con tanto di banda militare. Dal momento in cui arrivano le due nuove sentinelle, che dovranno sostituire le vecchie, inizia tutta una serie di movimenti strani al punto da sembrare quasi buffi e ridicoli, ma che hanno un loro ben preciso significato. I due militi della Guardia Nazionale che presidiano entrambe le postazioni sono noti con il nome Eugioni, come gli antichi soldati della fanteria greca, e indossano l'uniforme dei militari che parteciparono alla guerra di indipendenza contro i turchi. Decisi ormai ad effettuare gli ultimi acquisti prima della partenza, ci dirigiamo al tradizionale mercato generale. Quale migliore occasione per visitare anche questa parte di Atene? La parte di merce predominante è costituita dal pesce delle più svariate specie e dalla carne. C'è da chiedersi come la carne possa essere ancora commestibile dopo essere rimasta così a lungo esposta alla calura. I pescivendoli richiamano l'attenzione dei clienti urlando a gran voce prezzi e qualità della propria merce. Anche se non interessati a nessun acquisto, è comunque pittoresco e singolare visitare questo mercato popolare, seppur dovendo sopportare odori non proprio del tutto gradevoli. Con molta pazienza cerchiamo un tavolo per la nostra ultima cena ad Atene nell'affollato quartiere di Monastirachi, anche per fare con calma le nostre considerazioni a caldo su questa capitale. Per i suoi trascorsi storici, per il suo sviluppo precoce e caotico in tempi troppo brevi, Atene non è forse come ce l'aspettiamo, così attraente come altre capitali europee, ma tuttavia interessante per certi aspetti pittoresca e caratteristica, e che comunque merita a pieni voti una visita, che almeno per noi è stata sicuramente positiva ed interessante.